Benvenuti a Trove and Talk. Un attimo che abbasso la musica. Sperando che si sente bene. Vediamo un po' di creare qualcosa di monocromatico stasera. Allora, per chi mi ha criticato in passato, perché poi io è inutile che lo nego, a me le critiche fanno male, non sono uno che riesce a fregarsene, quindi un sacco di gente, una persona che mi sta sulle balle in una maniera allucinante, che è una mia ex collega, io spero che diventi ex dal mondo, nel senso che, vabbè, non gli voglio bene, insomma, ragazzi. E ragazzi, come dire, dice che queste cose sono scarabocchi, ma voi non sapete quanti anni ci vogliono per pulire il flusso creativo di una poesia, di un quadro, di qualsiasi cosa riconducibile all'arte. E quindi, ok, una cosa può non piacere, però quando uno guarda un'opera d'altro altrui dovrebbe chiedersi, soprattutto anche tra artisti, cosa c'è dietro quel segno o quel determinato modo di porsi. Allora, di sicuro una persona che vuole fare arte dovrebbe trovare il suo metodo espressivo, il suo modo di portare avanti un determinato discorso o una determinata chiave di lettura del mondo, di trasfigurazione del mondo. Poi vabbè, questo è un così ovvio, perché io non è che sono uno che, come dire, non è facile disegnare e parlare, non sono uno che si è preparato culturalmente per parlare d'arte, ma l'ha solo vissuta e esperita ai livelli fondamentalmente legati al Novecento, no? Questo secolo così, secolo breve, non so chi lo chiamava così, insomma, io sono una persona del Novecento, nonostante usi tutti i mezzi legati al 2000, come i social e altre cose. Siamo stati preparati, quelli dagli anni 80 in poi, a saper usare questi mezzi per tempo, nel senso che noi abbiamo visto in tenera età nascere questa cosa dei cellulari, soprattutto, perché adesso tutto col cellulare si fa, quindi un po' faremo l'amore, un po' senza, già si fa l'amore col cellulare, cosa squallidissima, però che devo dire. Allora, questa HB dell'Esselunga ha voluto spendere poco, infatti non dico che non ti sto insultando, Matita, sei stupenda, però insomma quelle della Faber-Castell sono meglio, poi uno si abitua, è molto morbida, si abitua anche al mezzo, non è che sono delle matite che proprio non riesco a sopportare, questa è troppo scura, vedete che appena uno calca un po', poi un'altra cosa importante che ho imparato è l'opera d'arte che ti dice quando è finita. Questo è un fogliettino, sono fogliettini. Adesso non so se si vede. Come faccio? Vabbè, vi faccio vedere alla fine, dai. Continuiamo. Ascoltatevi un po' la musica, dai, tanto questi gruppi qua. Questi sono gli Around the World in 80 Days. Il giro del mondo in 80 giorni. Il nome del gruppo.
e il e l'album si chiama Dissonance, Dissonanze, e non è male come cosa, come titolo. Gioco un po' pretenzioso a volte un titolo così. Insomma, per fare un album che si chiama Dissonanze, se sentite il basso, abbastanza distorto. Ultimamente mi sto intrippando col basso. C'era un mio amico anni fa che mi diceva che lui per sentire il basso doveva farsi. Io lo sento costantemente. E poi ho farsi, ma è che se ti fai senti meglio le cose, le senti diverse, è un altro stato di coscienza, no? E quindi questo non mi piace, ma cercherò di ridare la struttura, o cercherò di creare qualcosa che poi più tardi potrebbe trasformarsi in qualcosa di diverso, di più evoluto. Però c'è anche da dire che fare qualcosa che innovi nell'arte oggi non si fa con questi. In questo sono vecchio, ad esempio, nel senso che il video va su YouTube, ma adesso se vuoi fare le visualizzazioni, le views su YouTube, devi fare i time lapse, ovviamente con una musica suadente sotto, insomma io non, a me non me ne frega un cazzo. Poi io non è che posso, c'ho tempo di star qua a impazzire dietro ai video YouTube, non ho la pazienza sinceramente. Infatti se volete dei video di qualità migliore mi dovete pubblicizzare il canale, se no no. Mi si iscrivono almeno 200.000 contatti, allora sì, ma finché siamo in 100 mi dispiace per voi, caro pubblico. Caro pubblico di questo pazzoide di nome Fabio Padovan, benvenuti a Drum and Talk, il primo, come che fanno i DJ, il primo, come cazzo si dice, qualcosa di qualcosa. So già che qualcuno ha chiuso il video solo perché ho detto che non faccio i video, non mixo i video satanici come Montesi. Tu stai a guardare i video mia con la U, video mia. Già. Allora, vediamo un po' di dargli un connotato più chiaro. Qua bisogna tenere la matita molto leggera, perché sennò diventa un pastrocchio. E infatti, ok, perfetto. Poi non ho capito, io non so, qualcuno me lo spieghi, ma tanto non mi commenta mai nessuno, quindi non me lo spiegherà nessuno, però andrò a cercare da buon youtuber solitario quale sono, che cazzo vuol dire contenuto per bambini. Cioè io non, vabbè, dico le parolacce, quello sì, ma non è che faccio vedere le tette e i culi, cioè questo potrebbe essere benissimo un contenuto per bambini. Se io smettessi di dire le parolacce, probabilmente sì, però io non è che me ne può fregare di meno lì che un bambino mi venga a vedere, cioè, anzi, forse è meglio che non viene, ma visto gli argomenti del canale, anzi senza il forse, sperando che mia nipote non capiti a vedere che lo zio è pazzo. Povera lei, ma che gliela avranno detto, quindi. E niente, adesso vi dico i cazzi miei, sono anche scemo io, vabbè. Che dire, parliamo di arte e schizofrenia? Arte e malattia mentale? Se siete schizofrenici, fate arte, fatela. Perché l'arte terapia fa benissimo, è una cosa stupenda. L'arte già in generale fa bene, figurarsi se avete una malattia che deve purtroppo spurgare stappare dei blocchi emotivi grandi. L'arte è forse l'unico modo in Occidente che abbiamo inventato, almeno dal Novecento in poi, perché prima per fare arte dovevi essere, non facevi sti scarabocchi, dovevi essere un Michelangelo o un Raffaello. Poi l'arte si è democratizzata come tutte le arti, come quelle figurative, anche quelle, come dire,
Poi se volete fare arte in maniera seria, anche uno scarabocchio messo giusto, con il giusto equilibrio, può portare a un bellissimo risultato. Tra l'altro, io andando in giro a vedere ad esempio Picasso e analizzando le linee del Picasso, non faceva linee dritte, non ne aveva neanche una di linea dritta, cioè non era una cosa così o così bella, bella limpida, no? Erano tutte le linee un po' mi sono incartato, un po' tormentate, ecco. Poi vabbè, l'insieme delle linee dava delle cose armoniose, non è che poi non sto parlando, io mi sto riferendo a delle litografie del Minotauro di Picasso che ho visto in una mostra, però vabbè, uno se va a vedere i quadri del periodo rosa, il periodo blu, vabbè, quelli sono perfetti, però lì si stava dedicando più sia una descrizione del mondo sia un'altra cosa, più legata alla rappresentazione anche del suo stato di povertà iniziale, nel senso che all'inizio, ecco qua, l'ho quasi finito, questi poi non so se li metterò in un libro, insomma, probabile sì, come probabile che no. Però no, questo devo dargli il colore. Ragazzi, non ho niente da dire, alzo la musica e vado, perché sennò ci metto, sono già 12 minuti, ci metto 20 anni a fare un video YouTube e poi nessuno lo guarda.
Sai che questo disegno forse è uno dei più belli che abbia mai fatto negli ultimi anni, e una persona sa anche perché. Questo te lo spedisco. Fanculo all'avarizia, ma chi se ne frega? Se ne fanculo gli avari, quelli che. Questo regalo, anzi, pensando a te, viene meglio. Guarda, ma che spettacolo. Guarda, che spettacolo. Lo firmo e io chiudo qua. Buona serata a tutti. A chi c'è, a chi non c'è. Ciao ragazzi.